Thank you very much. You all feel that Manuel de Santos has <laughs> Manuel de Santos has put the heat into the discussion. But we are not going to have a discussion. We are going to have a next presentation. The next presentation I, is by Professor Di Cataldo, who's going to put what Manuel de Santos was saying into Legal terms. Go ahead, Grazie Presidente, ringrazio innanzitutto anch'io la professoressa Onorati per questo invito, è molto uh, bello per me essere qui oggi con eh, tanti eh, colleghi interessati a questo tipo di problema che, come è stato sottolineato da tutti, è un problema dalle molte sfaccettature e ciascuno di noi, in questo caso più che in tanti altri, in realtà è capace di guardarne solo alcune o solo una e quindi è solo mettendoci assieme che possiamo riuscire a, a, a avere una visione dotata di un minimo di affidabilità. Io non ho delle slides e quindi vorrei brevemente dare un indice a questo mio intervento. In un primo tempo vorrei illustrare la concorrenza che si realizza fra il brevetto con effetto unitario e altri tipi, direi così, molto atipicamente di brevetti con i quali il brevetto ad effetto unitario si troverà a convivere. Un secondo punto di questa relazione illustrerà in maniera un po' più dettagliata il problema della concorrenza di discipline all'interno delle regole del brevetto unitario e infine vorrei dedicare due battute al problema che il professor Uldrich ci ha ricordato all'inizio. Ci sono reasonable alternatives? Possiamo fare qualcosa per migliorare questa situazione che certamente neanche il più ottimista tra noi potrebbe dire è una situazione accettabile sulla quale possiamo adagiarci, adagiarci tranquillamente, che, che ne pensi la Commissione, che, che ne pensi nei 25 Stati o 26 che siano che hanno aderito a questo progetto finora. Vengo al primo punto. Un brevetto a effetto unitario come lo ha disegnato questo uh, pacchetto della Commissione potrebbe avere un senso, a mio parere, soltanto se fosse l'unico titolo disponibile. In realtà non sarà così perché conviverà con almeno altri tre strumenti, perché noi continueremo ad avere i brevetti nazionali, i cari vecchi brevetti nazionali che stanno ancora lì continueranno ad essere utilizzati, sappiamo benissimo che nonostante il grosso successo della Convenzione di Monaco e del grosso flusso di domande per l'ufficio di Monaco, in realtà gli uffici nazionali continuano a lavorare a pieno ritmo e sfornano brevetti nazionali che continuano ad essere presenti sul mercato europeo. Poi c'è il brevetto europeo, diciamo così, old style, il brevetto europeo classico quello che, come tutti sappiamo, non è un brevetto, ma è un fascio di brevetti nazionali. Questo continuerà ad esistere. Non sto ad entrare nei dettagli dei meccanismi di opt-in e opt-out che questo malaugurato pacchetto ci eh, affida, no? ma attraverso questo gioco in realtà il brevetto europeo vecchio stile, esattamente regolato ed esclusivamente regolato dalla Convenzione di Monaco continuerà ad essere sul mercato. Poi abbiamo dei brevetti europei che invece possono optare per la soggezione all'accordo sulla Corte Unificata, potremmo dire brevetti europei UPCT style e poi abbiamo il brevetto europeo con effetto unitario. Non mi permetterò di provare in poche battute a dire quali sono le differenze tra questi quattro titoli. Se offrissimo un premio di 10.000 dollari o 10 milioni di euro, non so quello che sia, a qualcuno di noi, ma anche a tutti gli altri nel mondo, dicendo sei in grado in dieci minuti di spiegare a qualcuno quali sono esattamente le differenze tra questi quattro modelli, credo che il premio rimarrebbe nelle tasche di chi lo ha promesso. Ma al di là delle battute io mi metto nella posizione del professionista che o mandatario abilitato o consulente giuridico, avvocato o altro che sia, il quale debba spiegare a un disgraziato inventore che è bravissimo nel suo settore, un fisico, un biologo, un ingegnere, insomma, un qualcuno di alto livello, che ha fatto un'invenzione, importante o non importante, non importa, e che viene da me e mi dice, beh adesso che cosa faccio? Se io dovessi spiegargli in poche battute, perché certamente il che cosa faccio manifesta la disponibilità ad ascoltare una mia spiegazione in un arco di tempo ragionevole, 15 minuti massimo, che attenzione mi può prestare questo signore? In 15 minuti non capirà nulla. Non per colpa sua, ovviamente, per la mia incapacità, che peraltro mi permetto, presumo di poter dire, dipende non solo da incapacità mia, ma in realtà dalla oggettiva oscurità di questo panorama in cui ci andiamo ad infilare. Questo è un grosso problema che non so come mai la Commissione non abbia particolarmente considerato. Perché questo alla fine crea un grosso discredito all'istituto brevettuale, crea una confusione enorme all'interno del mercato e basterebbe un po' di psicologia. Naturalmente nessuno di noi, il professor De Santes, ce l'ha ricordato, ha la palla di cristallo per poter indovinare il futuro. Quindi. Però a tutti noi piace ogni tanto dare un'occhiata sul, sul domani, no? ma in realtà uno psicologo. Messo davanti a questi meccanismi complicati di opt-in e opt-out, ci dirà: guardate, qualunque persona umana di media, di normale eh, capacità eh, eh, di prevedere il futuro, davanti a un meccanismo di opt-out o di opt-in, se non ha chiare le alternative, non farà nulla. Nessuno utilizza l'opt-in se l'alternativa non è palesemente migliore di quella che riceverebbe se non fa nulla. Questo i legislatori non l'hanno capito molto, ma è così, l'opt-in funziona soltanto se l'alternativa si presenta come un'alternativa preferibile, altrimenti non opto. Quindi che cosa succederà non lo sappiamo, ma certamente gli inventori e i loro assistenti, chiamiamoli così, e i loro consulenti, da quando e se entrerà in vigore questa disciplina avranno dei problemi enormi e non sappiamo come andrà a finire. Passo al secondo tema concorrenza, a questo punto non fra titoli, ma concorrenza di norme all'interno del brevetto unitario. Farò un discorso abbastanza come dire, asimmetrico perché alcune cose sono state già dette e nei tempi ristretti che abbiamo non è proprio il caso di ripetere. Ma tutti sappiamo, che la Convenzione di Monaco a suo tempo fu pensata soltanto come una procedura, una convenzione che costruisse una procedura unificata di concessione del brevetto. Questo era lo scopo e la funzione della Convenzione di Monaco. In realtà, nel corso all'interno del lungo processo di gestione della Convenzione che mi permetto di ricordare a chi oggi ha scritto questi pacchetti, Fu pensata dai più grossi personaggi del diritto dei brevetti che esistevano in Europa allora, basta menzionare il dottor Hertel, del quale il professor Ulrich potrebbe dirci a tutto tombo qual è stata la figura, qual è l'impatto, qual è il livello di conoscenza teorica e pratica del diritto dei brevetti. Mentre qui siamo caduti in mano non si sa esattamente di chi, no? con questo pacchetto. All'interno dei lavori della Convenzione ci si accorse poi che una procedura unificata di rilascio poteva avere senso soltanto se si fosse anche chiarito cosa è brevettabile e cosa non lo è e quali sono le condizioni di brevettabilità. E quindi nella Convenzione di Monaco, per come poi è entrata in vigore, troviamo queste, questi pezzi della disciplina sostanziale, ma non altro. E infatti nella Convenzione di Lussemburgo, che fu costruita e pensata in parallelo, non dopo, ma in parallelo con la Convenzione di Monaco, fu costruita una disciplina aggiuntiva che avrebbe dovuto completare quella della Convenzione di Monaco. In realtà questa disciplina aggiuntiva della Convenzione di Lussemburgo non era a sua volta completa, perché per esempio lasciava il piano delle sanzioni a livello nazionale, No? Ma tutto sommato rispondeva a quello che era il livello di articolazione della cultura brevettuale di quel tempo. La Convenzione di Lussemburgo, come tutti sappiamo, non è mai entrata in vigore. Che cosa si è fatto ora? Oggi, in questo pacchetto, è stato ripreso quel pacchetto di norme della Convenzione di Lussemburgo che completavano il diritto sostanziale dei brevetti. Per lo più con quel testo. Come sappiamo, ed è stato riferito e non ritorno sul punto, prima queste regole sono state messe nel progetto di regolamento comunitario, poi da lì sono state buttate fuori e sono state messe nell'accordo internazionale, restando più o meno quelle che erano. Ma qui si possono fare, si devono fare, proprio anche accogliendo l'invito del professor De Santes, dobbiamo discutere di queste cose. Primo, queste norme sono scritte nello stile degli anni 70, di 40 anni fa, proprio perché le abbiamo prese da lì, dalla Convenzione di Lussemburgo, e le abbiamo messe qua. Signori, sono passati 40 anni, non ha nessun senso costruire oggi la norma, per esempio, sull'uso sperimentale, negli stessi termini letterali in cui fu scritta nel 1975. Sono passati 40 anni, c'è stata l'esperienza per esempio importantissima del Bundesgerichtshof sui clinical trials. Ne è passata acqua sotto i ponti, non possiamo oggi riproporre norme che potevano avere un senso 50 anni fa. Qui il professor Ulrich ha scritto cose molto importanti su questo lack of modernization of patent law nel pacchetto unitario. Abbiamo preso o hanno preso le norme degli anni 70, le quali non sono per ciò che regolano non sono adeguate, ma inoltre hanno un sacco di buchi, perché nel frattempo sono sorti un sacco di problemi. Pensiamo a una serie di temi all'ordine del giorno dei diritti nazionali, patent tickets, patent pools. Pensiamo anche alla necessità di ammodernare le regole sul biotech. Le regole dei diritti biotech sono state scritte a livello comunitario all'inizio degli anni 90, più di 20 anni fa, 20 anni fa in questo settore equivale ad alcuni secoli di intervallo temporale. Il diritto delle invenzioni, come tutti sappiamo, ha un tasso di obsolescenza rapidissimo le norme di 20 anni fa, e lo vediamo nell'applicazione pratica della direttiva biotech, le norme di 20 anni fa non sono più in grado di gestire l'oggi. Quindi, in questo senso, queste regole, che sono nel pacchetto unitario, sono nate male sotto due profili. Uno, sono scritte per rispondere ai problemi di 40 anni fa, è stato ripreso quel testo non contengono regole adeguate ai problemi di oggi. Al di là di questi due gruppi di norme, quindi abbiamo regole nella Convenzione di Monaco, quelle che dicevo, regole nel pacchetto unitario, e non abbiamo finito, perché in realtà tutte le omissioni di questo pacchetto si scaricano sul livello nazionale. La Commissione, sbandierando la autonomia, autosufficienza, unitarietà del regime, eccetera, eccetera, dimentica di avvertirci del fatto che uno spazio importante della disciplina del brevetto unitario in realtà resta ancora a livello nazionale. E che cosa resta a livello nazionale? Qui il professor Guglielmetti ha detto alcune cose, ma poi ha tagliato per ragioni di tempo e quindi mi permetto di eh, allacciarmi alla parte finale del suo discorso. Per esempio le licenze obbligatorie. Quello delle licenze obbligatorie, lo sappiamo tutti, è un tema oggi all'ordine del giorno nel dibattito internazionale e lo è almeno da 40-50 anni ed è stato un problema cruciale. E nella esperienza dei TRIPS, della dichiarazione di Doha, ha avuto un posto importante. Che cosa dice questo pacchetto? Dice quella cosa: mi permetto di dire, con tutto il rispetto per la Commissione e per chi l'ha scritto, semplicemente grottesca. Le licenze obbligatorie per i brevetti europei con effetto unitario dovrebbero essere disciplinate dalla normativa degli Stati membri. Il dovrebbero c'è anche nei testi delle altre lingue. L'inglese dice should, non shall. Questo è un considerando. Potremmo discutere per settimane sull'efficacia normativa dei considerando, ovviamente non lo faccio, ma anche a ritenere che questa sia una norma, il suo contenuto ovviamente è zero. Allora cosa dobbiamo pensare? O che questo brevetto unitario non potrà sopportare licenze obbligatorie, e sarebbe gravissimo, e a livello internazionale l'Europa ci fa una figura di schifo, se posso permettermi questa parola, oppure che questo brevetto unitario potrà subire licenze obbligatorie sulla base dei diritti nazionali, il che è altrettanto assurdo. Pensiamo che il caso più significativo della licenza obbligatoria è quella dell'invenzione dipendente, per la quale il frazionamento geografico delle dell esclusive della licenza è assolutamente insensato. Anche qui non faccio che ripetere cose che il professor Ulrich ha eh, esposto in maniera molto attenta. Ma qui è successo, il professor De Santes ci invita a parlare. In realtà ha senso che si parli, poi noi siamo ottimisti e parliamo lo stesso. Ma chi dovrebbe ascoltare si è tappato le orecchie, perché tutti i suggerimenti dati da coloro che sono intervenuti in questo dibattito non sono stati ascoltati. Nessuno ne ha tenuto conto. Questo ce lo dobbiamo dire: gli internazionalisti sono sempre molto diplomatici quando parlano perché hanno un loro abito mentale di questo, di questo tipo. Insomma, io non sono un professore di diritto internazionale e quindi mi permetto di parlare in modo un poco più diretto. No? Dico qui il problema fondamentale è che la Commissione ha voluto fare questa cosa ad ogni costo. E il farla ad ogni costo a scapito del farlo decentemente. Questo è il problema fondamentale. E ha ragione il professor De Santes quando dice, e passo al terzo punto, chiudo però un attimo il discorso di ciò che rimane a livello nazionale, licenze obbligatorie, brevetto come oggetto di proprietà, che succede in caso di fallimento, in caso di esecuzione, eccetera, rapporti tra inventore dipendente e datore di lavoro. Più dell'80% delle invenzioni è fatto da inventori dipendenti. Questo resta a livello nazionale. È un problema di enorme impatto sul quale lasciare la disciplina a livello nazionale implica un forte impatto sulla concorrenza, perché lo stesso datore di lavoro, in riferimento a inventori che siedono in stati diversi, utilizzerà regole diverse. E questo certamente non ha nulla a che fare con l'idea del mercato comune, di una disciplina unitaria, eccetera, eccetera, eccetera. E ancora la disciplina del preuso, sulla quale pure c'è una norma che il professor Guglielmetti ricordava. Ripeto, vengo all'ultimo punto. Qui in realtà quello che è mancato a livello comunitario è proprio la strategia. Utilizzando un po' la eh, terminologia, eh, direi, delle, delle accademie militari, che peraltro non mi stanno assolutamente simpatiche. Qui la Commissione ha proceduto sulla base di pura tattica, senza nessuna visione strategica. Quella che è mancata è proprio la strategia, parola che utilizzo come sinonimo della, politi, della parola politica che ci ha ripetuto il professor De Santis. È mancata la visione politica, è mancata la strategia. Quali alternative? Io credo che non ci voglia molto sforzo a pensare alle alternative. E procedo rapidamente per non dimenticare l'invito del professor Ulrich. L'alternativa, in realtà, l'Unione Europea ce l'ha nei suoi cassetti, è quella che ha utilizzato per tutti gli altri titoli di proprietà intellettuale: marchi, disegni e modelli, novità vegetali. Come sono regolate queste cose di cui la Commissione evidentemente si è dimenticata improvvisamente? scrivendo questo pacchetto, da un regolamento comunitario assolutamente autosufficiente, da un sistema giurisdizionale che è quello degli Stati, sia pure con un meccanismo di concentrazione delle competenze territoriali che poi alcuni Stati hanno, adottato, hanno attuato bene e altri hanno attuato male e l'interpretazione pregiudiziale della Corte di giustizia. Queste sono le linee fondamentali e non vado oltre perché parlo a persone che conoscono perfettamente queste cose. Bene, né in letteratura né nella pratica troviamo un significativo eh, movimento di contestazione circa il funzionamento di questi meccanismi. A questo punto la domanda ingenua forse è ma perché per le invenzioni non si può fare nulla del genere? Ci sono specificità sul piano delle invenzioni per cui dobbiamo trattarle in modo diverso da marchi, disegni, modelli, novità vegetali? Io non so trovare una risposta diversa dal assolutamente no. In realtà il nostro problema è un problema puramente storico. Ed è la esistenza oggi della Convenzione di Monaco e dell'Ufficio europeo dei brevetti, che sono due realtà che hanno meriti enormi. Nella storia del diritto europeo, queste due strutture, la Convenzione e l'Ufficio, hanno svolto un ruolo di enorme importanza, ma in qualche modo lo hanno concluso, se vogliamo andare avanti. La Convenzione deve cedere il passo ad un regolamento comunitario, l'Ufficio europeo deve cedere il passo a un ufficio comunitario. Ovviamente non si tratta di, virgolette, denunciare la Convenzione, cosa che i, i, i professori di diritto internazionale ci diranno, ma questo è impensabile. Semplicemente convertiamola in. È un segno di vitalità, non è un segno di. Decadenza. È come l'Araba finisce, che deve risorgere dalle sue ceneri e risorge più bella e più potente. L'ufficio europeo deve cedere il passo ad una struttura comunitaria. Ci saranno una serie di problemi tecnici, nessuno mi venga a dire che. L'ostacolo, un ostacolo significativo è dato dalla esistenza all'interno della convenzione di Monaco di paesi che non sono membri dell'Unione Europea, perché certamente non saranno la Macedonia o la Turchia ad opporsi in termini politicamente forti a questo progetto se l'Unione Europea e gli stati europei volessero portarlo avanti. Possiamo tranquillamente costruire un brevetto comunitario vero con una sua normativa vera, un suo ufficio vero, e poi fare un accordo particolare per gli Stati che sono estranei alla Unione Europea e che però vogliono in qualche modo partecipare a questa struttura. Questa è la strada, tutto il resto sono chiacchiere. Ce la faremo? Forse no, anzi io penso di no. Io penso di no. Però raccolgo l'invito del professor De Santis, dobbiamo essere ottimisti, o quantomeno dobbiamo segnalare quelle che sono le posizioni preferibili rispetto ad un presente miope privo di prospettive strategiche. Grazie.